Sai che gli alberi parlano? Sì, parlano l'un con l'altro e parlano a te, se li stai ad ascoltare. Tieni sempre bene a mente che ogni momento della tua vita può essere utile a te e agli altri e che per costruire un mondo migliore occorre essere umili, pazienti, laboriosi, mentre per distruggerlo può bastare il gesto insensato di un attimo. Lavora per costruire le cose che nessuno potrà mai distruggere. Sii tu a decidere come spendere le risorse della tua esistenza. Sii padrone del tuo tempo. È una ricchezza che non ha eguali. È il dono più grande che hai ricevuto da tuo padre e da tua madre quando sei venuto al mondo. Le grandi idee saranno la vera essenza della tua vita. Trasformale in una realtà, pensando sempre che domani altri verranno dopo di te. E non farti abbagliare dalle promesse che potrai raccogliere in un solo giorno. Esse si esauriranno ad ogni calar del sole. Fa che ogni momento della tua giornata sia ricco di attenzioni per tutti gli uomini, quelli vicini e quelli più lontani. Viviamo sotto lo stesso cielo. Ricorda sempre che indicare una strada a qualcuno, essere di esempio, accettare una sfida, inseguire un sogno, è quanto di più importante puoi coltivare e scrivere nell'elenco delle tue risorse e delle tue conquiste. Cammina senza fermarti mai. Tieni i tuoi amici al tuo fianco e aiuta chi resta indietro. Fa della tua umanità, della tua generosità, una convinzione profonda, della tua sincerità e della tua onestà, un credo. Questo ti permetterà di prendere decisioni rapide, di affrontare le occasioni più importanti della tua vita, di andare molto più lontano dei luoghi che hai sempre cercato. Nei momenti di gioia come in quelli del dolore, non restare mai solo. Ma impara a godere anche della tua solitudine. È la madre di tutti i sentimenti, la culla della saggezza. Sii forte dei tuoi desideri e delle tante speranze che vivono nella tua anima sin dalla nascita. Nutrire un grande amore serve a non cedere mai alla disperazione. Tieni presente che l'amore è il sentimento che muove le leve del mondo, è l'unico capace di sconfiggere il male. Impara che potrai essere grande al di là degli anni, dei limiti del tempo e delle abitudini. L'età potrà fare di te un giovane sempre più grande, un giovane vecchio o un vecchio giovane, oppure un vecchio e basta. È una scelta che dipende soltanto da te. Ricordalo. Essere giovani non significa avere una tenera età, significa saper riconoscere in ogni momento le emozioni dettate dal tuo cuore e trovare in ogni momento il coraggio di rispondere alle domande che esso ti pone. E quando ti accorgerai che le tue ali stanno per sfiorare le cime degli alberi, allora sappi che è giunto il momento di volare più in alto e gli alberi proteggeranno il tuo nuovo volo. È difficile apprezzare le cose ottenute senza troppa fatica e riconoscerne il vero valore. Così il più delle volte si finisce per perderle senza rendersene nemmeno conto. L'uomo ha bisogno di credere più che del semplice sapere e di trasformare gli anni in una conquista più che del vivere a lungo. Credere di aver raggiunto un traguardo o fermarsi alla prima meta è un limite alla speranza e a tutte le ambizioni. E ricordati sempre che la vita non sarà mai finita né dimenticata
fino a quando avrà da indicare a qualcuno un sogno da poter realizzare. Se sarai attento a tutto ciò che accade nel mondo che ti circonda, imparerai che nulla è impossibile per chi sceglie la via giusta.